Alessandro Malagoni, comandante di Paullo, buongiorno e benvenuto su Millennium. Buongiorno, buongiorno Marco e agli ascoltatori di Radio Millennium. Paullo, comune di Paullo, noi oggi lo raccontiamo però sotto una luce diversa che in realtà siamo già abituati a conoscere, perché parliamo nuovamente di Infinity Car, di un progetto molto importante che è quello di Ripuliamo la città. Sta riscuotendo grandissimo successo, sempre più comuni aderiscono all'iniziativa perché chiaramente avere la città pulita è testimonianza di un buon funzionamento. Con noi oggi Alessandro Malagoni, che ci racconta da quanto tempo hanno aderito a Ripuliamo la città a Paullo e anche quali sono stati i benefici che hanno ottenuto. Ti racconti tutto, Malagoni? Sì, la commissione è stata stipulata proprio recentemente, in questo ultimo mese, e sulla scorta comunque del progetto presentato dall'azienda, che favorisce sicuramente un supporto alla riqualificazione del territorio e l'eliminazione di situazioni di degrado urbano che compromettono poi il decoro urbano, quali costituite poi dall'abbandono di veicoli, e quindi situazioni che trasmettono un senso di insicurezza anche nella cittadinanza. E tramite questo progetto appunto si ha l'opportunità di intervenire in tempi brevi su situazioni di veicoli che versano in situazioni di abbandono, oppure proprio costituenti ormai veri e propri rifiuti con pericolo anche per l'incolumità pubblica, visto che si tratta comunque di materiale con presenza di prodotti anche chimici, si pensi alle batterie, a situazioni di degrado proprio dei materiali. Chiaro. Comandante, ma che cosa vi ha colpito proprio di Infinity Car in termini di servizi? Perché vorrei capire, lo consiglierebbe a tutti i comuni? Quali sono stati poi i vantaggi magari economici e pratici di questa operazione? Beh, sicuramente in questo primo contatto che abbiamo avuto sicuramente risvolti positivi in termini sia di tempistica di intervento e anche a livello di economicità dell'intervento, in quanto per quanto riguarda l'ente si tratta di interventi a titolo gratuito che ci permettono di risolvere appunto situazioni contingenti, e quindi quando noi coinvolgiamo l'azienda riusciamo a risolvere delle situazioni senza che venga richiesta una corresponsione di alcunché, e anche nei confronti del privato cittadino che si voglia attivare per risolvere una situazione di rimozione di un veicolo a lui intestato, i costi sono davvero irrisori e si permette appunto di eliminare dal territorio veicolo ormai in disuso anche tramite il privato cittadino, senza che poi debba incorrere in sanzioni anche eventualmente da parte nostra per abbandono di veicolo o rifiuto se individuato in questi termini. Certo, comandante, al volo, altre iniziative interessanti da segnalare in quelli di Paullo che state portando avanti? Beh, sempre nell'ambito del controllo del territorio e del contrasto del degrado urbano, ci siamo dotati da poco di un drone e di telecamere mobili, le cosiddette fototrappole, sempre per poter monitorare le situazioni, le varie realtà territoriali, prevenire situazioni di degrado e incentivare una situazione di ordine nelle varie aree del territorio. Bello, la ringrazio, mi ha preso la lettera, ho detto al volo e mi ha parlato di drone. Ringraziamo ancora naturalmente il comandante Malagoni e naturalmente per tutti gli ascoltatori di Paullo, ma di tutta Italia in questo momento dedicato a tutte le città. Vi ricordiamo che grazie a Infinity Car tenere pulita la città da auto o da tanto altro aiuta soprattutto a vivere meglio, e anche tutti i cittadini. Se siete semplici cittadini anche voi e magari avete un'auto da demolire, rivolgetevi subito a Infinity Car, chiamatelo 02 48 40 12 50 o andate sul sito di Infinity Car, compilate il modulo e risolverete così sia il vostro problema che quello della vostra città per una città pulita. Ringraziamo Infinity Car e tutti i comuni della città d'Italia che ogni giorno si adoperano per il nostro territorio. www.infinitycarsnc.com. Grazie ancora comandante, buona estate a lei, buona estate a Paullo. Grazie, buona giornata a tutti, arrivederci. Millennium.